Iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Sia lodato Gesù Cristo, benvenuti in questo messaggio di nostro Signore Gesù Cristo alla sua amata figlia Lourdes de Maria il 18 gennaio 2022. Vi ricordo che alla fine di questo messaggio, che più o meno durerà 5-6 minuti di lettura, andremo poi a fare una riflessione personale, ispirati dallo Spirito Santo. Per questo vi chiedo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale cliccando qui sotto sul bottone in rosso iscriviti, e poi a fianco dovete soltanto cliccare sulla campanella in modo tale che vi uscirà la finestra con scritto tutte. Quindi voi cliccate su tutte in modo tale che possiate poi ricevere tutte le notifiche ogni volta che pubblicheremo su questo canale un messaggio, che può essere di Lourdes de Maria, Trevignano Romano, Giacarei e tante altre apparizioni. Gesù Cristo, amato popolo mio, vi amo, vi invito a rimanere nella mia volontà, comportandovi e agendo come quello che siete, i miei veri figli. Approfittate di ogni momento per viverlo in fraternità, con un cuore di carne e con piena consapevolezza. Conformatevi, amando mio Padre sopra ogni cosa, senza dimenticarvi di mia madre e del mio amato capo delle milizie, San Michele Arcangelo. Le mie legioni angeliche rimangono al di sopra dell'umanità per accorrere alla chiamata di chi l'invoca. State vivendo la purificazione e la natura in subbuglio. Gli elementi si agiteranno sotto la spinta di eruzioni solari che altereranno il magnetismo della Terra, e questo danneggerà le comunicazioni e attiverà le faglie tettoniche. Il corpo umano si altera nel ricevere quello che non è normale, che il suo organismo assimili. L'essere umano sta vivendo momenti di incertezza. Si sta avvicinando il momento in cui la scienza, mal impiegata, vi porterà a vivere nell'oscurità. Per questo vi ho chiesto di prepararvi. Pregate, figli, la guerra si sta avvicinando e l'umanità soffrirà. Pregate, figli, i vulcani continueranno ad attivarsi e i miei figli patiranno. Pregate, figli, seguite il vero magistero della mia Chiesa. Non temete l'oscurità, temete di perdere l'anima. Continuate a stare attenti, figli miei, la luna si mostrerà insanguinata, prevedendo il dolore dei miei figli. A causa dell'influenza del sole, il cosiddetto cinturone di fuoco del Pacifico farà tremare la terra, a partire dalle profondità del mare, con maggiore forza che in passato. Vedrete un anello del sole, un anello di fuoco, che importanti paesi riusciranno a vedere, e un paese lo vedrà in modo particolare. Figli, vi invito nuovamente a prepararvi spiritualmente e anche con quello che i miei figli potranno mettere da parte. Osservate gli animali che prevedono il clima e mettono da parte alimenti per quando non potranno uscire a cercare quello di cui hanno bisogno per sopravvivere. Il mio popolo deve prestare attenzione quando la mia casa vi avverte. Coloro che non saranno in grado di fare scorte di alimenti saranno soccorsi da me. Non temete, non temete, non angosciatevi. Il momento è il momento. Voi fate attenzione ai segni e ai segnali. Non siate ciechi spirituali. Affrettate il passo, perché l'élite si ergerà in fretta, prendendo maggiore potere. Tenete presente che io sono colui che sono. Io vi custodisco, vi amo e vi annuncio le cose perché non veniate colti di sorpresa. Venite a me, ricevetevi, ricevetemi nell'Eucaristia, nella Santa Eucaristia, ma prima di venire a me, riconciliatevi con il prossimo. Quindi attraverso la Santa Confessione. Voi non dovete giudicare, perché questo è compito mio. Venite a me con il cuore puro, nel silenzio interiore, così che non siate come i farisei. Mantenete la pace interiore, addentratevi nel rifugio interiore e incontratemi. Io vi sto aspettando. Siate fraterni, non utilizzate le mie chiese per distruggere i vostri fratelli.
Perdonatevi e amatevi in quanto mio popolo. Vi benedico con il cuore, vi benedico con il mio amore, il vostro Gesù. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Qui troverete in questi link che si possono cliccare le varie profezie che sono state poi numerate all'interno dell'articolo, come in questo caso il numero 3. E quindi vedremo in questi articoli, se vorrete cliccare, potrete trovare le profezie sull'attività solare, sull'inversione dei poli magnetici e sui segni e segnali, le lune di sangue. Quindi sono messaggi sempre dati dal cielo a Lourdes de Maria, però raccolti in corso negli anni in base a questi argomenti. Quindi cliccando su uno di questi link verrete portati in una pagina dove ci saranno tutti questi messaggi nel corso degli anni per quel determinato argomento, di cui poi cercheremo di fare dei video appositi in questo mese o nel prossimo mese, in modo che possiamo comprendere le parole di nostro Signore Gesù Cristo. Leggiamo il commento della veggente Lourdes de Maria. Fratelli, nostro Signore Gesù Cristo ci chiama a mettere in pratica il primo comandamento: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Ci chiede di essere fraterni affinché possiamo vederlo nel nostro fratello e perché comprendiamo che se ci isoliamo non riusciremo ad affrontare quello che succederà. In questo appello, nostro Signore Gesù Cristo ci fa guardare gli eventi purificatori dell'umanità in un modo talmente velato da definire il grande blackout come scienza mal impiegata, per farci capire che allo stesso tempo ci parla della guerra affinché ci prepariamo spiritualmente e anche con quello che ciascuno potrà, in base alle proprie possibilità, mettere da parte. Quindi entra nel dettaglio del fenomeno che conosciamo come luna di sangue, che si verificherà in questo anno, e delle eclissi solari che interesseranno il nostro pianeta. Non dobbiamo considerare questi fenomeni astronomici come spettacoli, ma come segni e segnali che ci vengono dati in questi tempi. Tenendo presente che nostro Signore Gesù Cristo è misericordioso, manteniamo la fraternità con i nostri fratelli, perché questo è di estrema importanza per poter essere come nostro Signore. Questo è il momento dell'unità, al fine di vivere con la forza che proviene dall'alto, e perché il male non riesca a dividere e quindi a vincere. Quello attuale è un momento serio per questa generazione. La disumanizzazione dell'umanità sta avanzando e i segni, i segnali non succedono per caso, ma sono un avvertimento di qualcosa che succederà. Avanti, popolo di Dio. Amen. Allora vogliamo, ispirati dallo Spirito Santo, aggiungere qualcosa anche di nostro. In questi messaggi che leggiamo di Lourdes de Maria, spesso Gesù, la Madonna, San Michele Arcangelo ci parlano della scienza, di come il nostro astro, il Sole, con queste esplosioni solari elettromagnetiche che vanno a colpire poi la Terra, i vulcani che si trovano sia sott'acqua o comunque sopra il livello del mare, attraverso questi, diciamoli così, attacchi solari, esplosioni solari, espulsioni solari, espulsioni elettromagnetiche. In questo modo si attivano i vulcani che sono sulla Terra, quindi che sono sott'acqua, che sono sopra l'acqua. E di conseguenza, attivandosi i vulcani, le faglie tettoniche che sono collegate le une con le altre in tutto il globo terrestre e che sono comunque poi collegate con i vulcani, cominciano a muoversi. Quindi i vulcani, attraverso l'aiuto del Sole, si attiveranno e provocheranno terremoti in tutto il mondo. Quindi questa è scienza. Però il popolo di Dio non è soltanto un popolo che si deve accontentare di leggere il Vangelo, la parola di Dio, perché la parola di Dio è anche scienza e vuol dire che noi dobbiamo imparare a capire sia come funziona il corpo umano, sia come funziona il corpo del pianeta Terra, perché anche la Terra è un essere vivente, non vivente, vivente, e in questo momento si sta
sia malata la terra attraverso l'uomo, che è un virus diabolico che va guarito, ma in parte va anche estirpato attraverso la giustizia divina. Ricordiamo che la giustizia divina, anche attraverso l'Apocalisse, sappiamo che sono gli elementi della natura con la quale Dio preparerà i nuovi cieli e la nuova terra anche su questo pianeta. Allora non spaventiamoci, perché Gesù in questo messaggio ci parla di segni e di segnali. E quindi quest'anno vedremo la luna rossa, la luna di sangue che possiamo trovare in queste profezie, che andremo a leggere in un secondo momento. Profezie che parlano della luna di sangue come un segnale che deve allarmare il popolo di Dio. Quindi non dobbiamo vedere determinati segnali, come per esempio le eruzioni vulcaniche, la luna di sangue, gli tsunami, le aurore boreali. Oggi dobbiamo vedere tutto questo come dei segnali di un qualcosa che si sta avvicinando. Questo qualcosa è l'avvertimento universale, questo qualcosa è anche la guerra. Una guerra che interesserà tutto il mondo, perché non è che scoppia la guerra tra Russia e Ucraina e quindi poi gli alleati stanno fermi, no. E gli alleati devono intervenire per mettere a posto la situazione. E quindi comunque la guerra si avvicina e anche l'incertezza si avvicina. Di conseguenza Gesù ci chiede di mettere da parte delle scorte. Io ho messo da parte delle scorte, soprattutto riso, legumi, caffè, e in questo modo sono sicuro che, come Gesù ha detto anche in altri messaggi in Ruth e Maria, le nostre scorte saranno moltiplicate. In questo modo possiamo poi aiutare i nostri fratelli e sorelle per quel periodo nel quale l'economia sarà, diciamo, KO e non potremo neanche più uscire per fare la spesa, perché entreremo in questo blackout sia di energia elettrica sia anche di cibo. E allora Gesù ci chiede fin da oggi di mettere il necessario da parte, un necessario non deperibile, di almeno 3, 4, 5 mesi. Quindi caffè, riso, pasta, legumi, quello che abbiamo bisogno per sopravvivere 3-4 mesi. E questo perché, come abbiamo detto prima, il momento, come dice Gesù, il momento è il momento, e quindi noi come popolo di Dio dobbiamo fare attenzione ai segnali. E il segnale è questo. L'elite mondiale che ha progettato i vaccini, hanno progettato questo virus in laboratorio, stanno prendendo potere su tutte le nazioni e stanno preparando questo nuovo ordine mondiale. Ma Gesù, in tutto questo caos, ci chiama alla fraternità. Abbiamo già portato ieri un messaggio, che è uscito comunque oggi, un messaggio di Marilda in Brasile, questa mistica del Sud America, dove Marilda ha parlato della fraternità, perché la fraternità salverà il popolo di Dio. E quindi noi dobbiamo imparare a essere fraterni. Per favore, non lasciamoci dividere dal vaccino, dal Green Pass, da questa dittatura globale. Non lasciamoci dividere da tutte queste cose, perché, come abbiamo visto, non c'è l'obbligo per i supermercati, per le farmacie, per i beni di prima necessità. L'obbligo è soltanto per quei luoghi dove magari sarà la palestra, magari sarà il cinema. Sono tutte cose di cui possiamo fare a meno, con o senza il Green Pass. Allora, questo è il mio consiglio: di essere fraterni e di riconciliarci con Gesù Cristo nella Santa Eucaristia, debitamente preparati, quindi attraverso la Santa Confessione. È importante confessarci e poi andare a ricevere Gesù, perché Gesù attende
i suoi figli che lo pregano con il cuore. Oggi, per esempio, su Facebook ho fatto un post dove dicevo che le persone oggi seguono tanti falsi profeti. Infatti Gesù in questo messaggio ci chiede di seguire il vero magistero della Chiesa. Perché? Perché esiste un falso magistero della Chiesa. Questo falso magistero della Chiesa è fatto da tutte quelle chiese che vanno contro la Santa Chiesa Cattolica. Quindi ci sono false chiese cristiane, come quella cinese che si chiama Chiesa di Dio Onnipotente, poi ci sono tante altre chiese non cattoliche, oppure ci sono chiese cattoliche che sono divise dalla Chiesa Cattolica e si erigono, no? Si innalzano come le uniche vere chiese nell'universo, e di conseguenza Gesù invece ci vuole fermi in questo vero magistero dove abbiamo il Vangelo, la Bibbia, i sacramenti e dove abbiamo la preghiera del Santo Rosario, dove abbiamo questa beatitudine nel corso della storia fatta dai santi, della vita dei santi, che dobbiamo leggere per imparare ad amare sempre di più Gesù Cristo e la Madonna e San Michele Arcangelo. Allora non dimentichiamoci, quando saremo in momenti in cui saremo tristi, affacciamoci al balcone. E quindi facciamo questa ultima cosa che vi chiedo prima di concludere il video. Affacciamoci al balcone di sera, quando c'è un cielo un po' stellato, un po' meno stellato. Allora affacciamoci di sera e guardiamo il cielo. E allora con il nostro cuore preghiamo, nel nostro cuore, non con le labbra, con il nostro cuore. Preghiamo e parliamo a Gesù e parliamo alle sue legioni angeliche, gli angeli di Gesù, gli angeli di San Michele Arcangelo, questi angeli che verranno in nostro soccorso, scenderanno dal cielo come luci, come globi di luci, e noi vedremo questi globi di luce che si muovono nel cielo, e lo vedremo mentre stiamo pregando Gesù con il nostro cuore, con la nostra mente, non con le nostre labbra, con la nostra mente. E mentre faremo questo, dal cielo scenderanno questi globi di luce che si muoveranno nel cielo, e non potremo dire sono satelliti, sono aerei, sono droni, sono lanterne cinesi, no. Sono le legioni angeliche di San Michele Arcangelo, di Gesù, della Madonna, e le vedremo durante la nostra preghiera. In questo modo saremo sicuri che sono proprio loro. Sono venuti a rincuorarci, sono venuti a non farci perdere la fiducia, la speranza, e affinché attraverso questa loro manifestazione possiamo ritornare alla preghiera, possiamo ritornare ai sacramenti, possiamo ritornare alla fraternità, a una vita fatta di opere, di amore, di preghiera, di sacrificio, di adorazione, una vita dove possiamo offrire a Gesù, nostro Signore, per mezzo del cuore immacolato di Maria, il nostro sì quotidiano. Allora non dimentichiamoci di consacrarci ai Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe, di Maria e dei santi arcangeli ogni giorno, e di rinnovare il nostro sì quando ci alziamo dicendo: Gesù, ti amo con la tua volontà, anche oggi ti offro il mio sì per mezzo del cuore immacolato di Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Finalmente è uscito il mio libro, La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai il link in descrizione e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.